fine serata è il diavolo che si riprende la scena. Sì, il diavolo di Tufara, che per il pomeriggio è stato per ultimo nella sfilata delle maschere a Tufara il 28 gennaio 2018, per dare un giusto risalto ai suoi ospiti, alla fine è uscito fuori, si è ripreso il suo posto nel cuore dei presenti, regalando stupore, timore e apprensione in coloro che ancora non lo conoscevano e appagamento, esaltazione in tutti coloro che già ne avevano apprezzata la valenza. A sancire quindi un rapporto ancestrale insieme ai folletti alla morte, tutti elevando al cielo urla e lamenti strazianti, una negna per anime in tormento. Domenica di carnevale particolare a Tufara, perché oltre il diavolo di Tufara, maschera zoomorfa di cui non si conosce data di inizio e che vede la sua origine nella notte dei tempi, risultando così il vanto non solo di Tufara ma di tutto il Molise, hanno sfilato per il piccolo borgo le maschere caratteristiche di Mamoiada, i famosissimi Mamutones, gli sbandriatori, Pura Puglie e gli artisti di strada Libù di Lucera. Poi, ad un lato della piazza, a scandire i vari passaggi, c'erano i bufù di Casa Calenda, che non poco entusiasmo hanno regalato al numerosissimo pubblico presente. Pubblico delle grandi occasioni, che lasciandosi andare alla gioia e spensieratezza ha mangiato e bevuto pasta e vino dalle pesciature. Emozione unica, perché oltre al sapore e al gusto si è riusciti a regalarsi in questo modo un senso di liberazione, di trasgressione, che non è sempre semplice saper trovare dentro di noi. A
Ah, anche una bevuta adesso. Meglio l'anno scorso. Senti un po', allora visto che è così che sei bravo, no, quando qua ci tengo pure un po' di cotechino, state zitto. Domenica unica, dicevo, perché il suono dei campanacci dei Mamutones è tale che ti trasporta nel tempo e nello spazio, ti regala visioni di monti, di boschi, ti dà un senso di vita agreste unico e nel contempo fa vibrare le corde del tuo io più profondo. Così, essere felice al loro passaggio, alla loro esibizione, è cosa normale, semplice. Esibizione pesante che mette a dura prova tutti i componenti del gruppo. Basti pensare che la carica, come viene chiamata l'insieme dei campanacci, pesa ben 25 kg e portarli in giro e agitarli non è cosa da poco. Campanacci in festa, allora, scenografia che ti prende, suono che si adagia sui muri, nei vicoli. Sei tu che vieni trasportato con il suono nella notte dei tempi, in tempi più lenti, tranquilli, dove il senso della vita era legato molto più alla vita di tutta la natura. Il rullo dei tamburi degli sbandieratori di Pura Puglia, lungo, incessante, interminabile, ha cadenzato tutto il pomeriggio, quasi a gara con il suono dei campanacci. Ti risveglia, ti dà uno schiaffo e ti riporta al tran tran della vita di ogni giorno. È lungo, incessante, perdura nel tempo e nello spazio e fa a gara con gli stessi campanacci. È lontano, molto lontano, come dicevo, le urla, l'agitar di braccia del diavolo e dei suoi seguaci. Tutto questo, incorniciato, diciamo così, dal fuoco che si leva improvviso e violento dal gruppo di Più di Lucera. Tanta gente ha riempito la piazza e tra cibi e frittelle, lavoro duro e lungo delle donne dell'associazione, il carnevale è entrato nel vivo. Nel vivo, in attesa dell'apoteosi del 13 febbraio, quando il processo al carnevale vedrà ancora una volta il diavolo di Tufara protagonista, con le immancabili comparse dei giudici, del padre e della madre del carnevale. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto al vostro Angelo.